Sì, il primo ringraziamento è alla Proloco, perché la Proloco, come al solito, ha continuato a portare avanti quello che è il bene immateriale che a noi sta a cuore. Lavorando su questo piano, noi siamo per creare un'immagine delle Proloco che non è soltanto quella delle sagre, ma è soprattutto quella della cultura. Ecco, allora, Belmonte è una di quelle Proloco che ha lavorato ormai da tantissimi anni e che tiene nel cofanetto, mantiene e lo chiude proprio perché deve mantenere quelle che sono le cose più importanti del territorio. Quando parliamo del castello e parliamo del Cinquecento, quando parliamo del territorio e parliamo di centinaia di anni fa, quando parliamo della cultura di questo paese, abbiamo parlato di un bene, di un tesoro che noi dobbiamo assolutamente chiudere e dobbiamo assolutamente preservare, perché abbiamo bisogno che questo tesoro non si disperda.